Siamo a Roma, consulenza 2017, con Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum. In tema di MiFID 2, come consulenza indipendente o indipendente? Consulenza non indipendente. Questo abbiamo visto nella tavola rotonda, che praticamente tutti hanno scelto questa soluzione. Diciamo che questo della consulenza indipendente e non indipendente deriva non tanto dalla situazione italiana, ma dalla situazione del mercato europeo, dove è pieno di cosiddetti independent financial advisor, che non sono indipendenti perché vengono pagati a provvigione, a rebate, dalle varie case di investimento. Ecco che invece in Italia abbiamo i cosiddetti tied agent, i nostri consulenti finanziari lavorano per un'azienda specifica, non per tante. E allora questo applica un po' meno alla nostra situazione, quindi nel nostro caso già è così, si sa che non ci fregiavamo di una consulenza indipendente quando indipendente non era. Il motivo per cui tutti andiamo verso la consulenza non indipendente è che la normativa dice che se un consulente finanziario decide di fare consulenza consulenza indipendente, non può avere clienti ai quali fa consulenza non indipendente, deve scegliere o una o l'altra. Siccome il 99% del mercato dei consulenti lavora per una singola azienda e ha sempre fatto consulenza, diciamo così, non indipendente, trasferire tutto il portafoglio verso l'altra la riteniamo una cosa assai improbabile. Anche se da un punto di vista sostanziale la consulenza indipendente la può dare, perché ormai tutte le aziende si stanno attrezzando o si sono attrezzate o si stanno attrezzando, noi compresi, a dare anche un tipo di consulenza dove il pagamento avviene con una fee di consulenza invece che con rebate. Qual è la differenza con la normativa? È che ho anche dei clienti ai quali do una consulenza con pagamento a rebate, ma nella sostanza va a cambiare poco. E poi quello che conta di più è la capacità di dare la consulenza corretta al cliente. Ormai tutte le aziende offrono prodotti non solo propri, ma anche di terzi, quindi architettura aperta, per cui diciamo che è un dibattito più filosofico che sostanziale alla fine, secondo il mio parere. Il timore è un po' di far vedere ai clienti i costi, cioè di metterli di fronte in un momento poi di tassi bassi, sappiamo, insomma, cambia il rapporto con i margini sono più risicati, può far paura. Per voi può essere un timore questo? Guardi, noi non siamo preoccupati, nella sala un po' di preoccupazione c'era, però io dico, il cliente sa che sta pagando dei costi e se i consulenti hanno lavorato bene hanno anche fatto vedere ai clienti quali fossero i costi, anche perché il costo giustifica il lavoro del consulente, è poco credibile che lo faccia gratuitamente. Quindi se io sono stato trasparente con i miei clienti fino ad oggi, da domani non avrò alcun tipo di problema. Secondo, se anche magari non li ho messi in fila proprio fino all'ultimo, non perché ho fatto il furbo, ma perché me ne è sfuggito qualcuno di minore, perché i principali sicuramente sono stati detti, vabbè, questo non riguarda solo me di Banca Mediolanum, non riguarda solo il consulente finanziario, riguarda tutto il sistema bancario. Per cui di nuovo siamo tutti nella stessa situazione, chi offrirà la consulenza migliore, non la meno cara, la migliore vincerà.